tutti, cari amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, Target Individuals dal 2001. Voglio ricordare i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, il mio secondo canale Emiliano Babilonia. Voglio ricordare la mia email vittimedelcontrolloneurale@gmail.com e il mio blog satellitespia.blogspot, oppure il mio secondo blog Vittime del Controllo Neurale Satellitare.blogspot. Sto presentando per la seconda volta una ragazza molto coraggiosa che praticamente ha affrontato la manipolazione di attacchi con le armi ad energie dirette e praticamente è stata sottoposta a una sorta di manipolazione con le armi neuroniche, e praticamente la ragazza sta aiutando, sta collaborando con noi, con i gruppi dei Target Individuals, e quindi è una persona molto molto forte, molto coraggiosa, perché sta per la seconda volta facendo l'intervista testimonianza. Quindi lascio adesso la parola a questa ragazza che vi spiegherà tutto quello che gli sta succedendo e tutto quello che ha scoperto dalle sue ricerche, dalle sue analisi, le sue soluzioni, le sue denunce che ha fatto in questi anni di torture e manipolazioni attraverso il programma MK Ultra, Manchurian Candidate e Monarch. Lascio la parola a questa ragazza. Buonasera a tutti, cari amici. Io mi chiamo Elisa ed abito in Umbria, esattamente in provincia di Perugia. E, come ha detto Emiliano, intervenni nei suoi canali, feci un'intervista diversi anni fa e, nonostante io sono target da lontano 2007, ero comunque ancora, come si dice, alle prime armi, agli antipodi. Successivamente ho preso sempre più consapevolezza di quello che mi stava accadendo. E, purtroppo per noi, ahimè, quello che sto raccontando combacia e corrisponde a quello che raccontano tante tante altre vittime in tutto il mondo, e non è una storia di fantasia. Io, come ho detto, faccio, dato diciamo il mio essere Target Individuals da lontano 2007, quando ho iniziato ad avvertire una sensazione strana. Mi sentivo diversa dal solito, ero irrequieta, nervosa, pensavo cose che non mi appartenevano, dei pensieri assurdi che mi attanagliavano, pensieri strani nella mia mente che non mi appartenevano, appunto. Inizialmente, appunto, ero giovane, ancora inesperta, avevo 23 anni, una ragazzina. Mi ero rivolta ad una sensitiva, ad una specie di maga, per verificare se ero vittima di qualche maleficio, di qualche sortilegio, di qualche manocchio. Purtroppo ammetto che l'ignoranza è una brutta bestia, ma io, un po' alla giovane età, un po' l'inespertezza, pensai a questo. E all'epoca, appunto, avevo solo 23 anni. Poi nel lontano 2010 ho iniziato a tutti gli effetti ad udire delle voci nella testa. Era esattamente, mi ricordo ancora il giorno come fosse ora. Io sono morta, una parte di me è morta quel giorno. Era il 7 luglio del 2010. E queste voci che io lamento e che io avverto sono voci elettroniche, delle voci cattive, delle voci diaboliche, che mi insultano dalla mattina alla sera, compresa la notte, perché queste tecnologie sono attive H24, e mi istigano continuamente al suicidio. Si tratta di ingiurie, di offese molto, molto volgari, le offese più pesanti che si possono rivolgere ad una donna. E la mia non è l'unica esperienza, insomma, di Target Individuals. Purtroppo, ahimè, sono vittima, insistendo in questo loop, in questo meccanismo assurdo. Conosco tante, tante donne target, donne vittime, e purtroppo il protocollo è lo stesso per tutte: offese pesanti, offese volgari nella testa, insulti di genere, e il protocollo, appunto, è sempre lo stesso. All'inizio, tra le tante voci cattive, ce n'era una buona. Io inizialmente pensai che fossi diventata pazza, che mi fossi ammalata. Questa voce buona mi disse: no, non sei pazza, è una tecnologia quella che senti, controlla nel web, si chiamano torture psicotroniche. E io, senza pensarci un attimo, accesi il computer, su Google feci una ricerca e ricercai torture psicotroniche.
passò una settimana, due, tre, ma le voci non mi mollavano, i lavaggi del cervello continuo, mi incalzavano, continuavano ad insultarmi. Io sono da sempre una persona onesta, riservata, al contempo educata e buona proprio d'animo. E non capisco cosa vo avesse voluto dire, sta dicendomi ti rieducano, insomma, il senso della questione. E in realtà non mi stanno rieducando, mi stavano letteralmente torturando H24 con la VK2, con la telepatia sintetica, con le radiofrequenze indotte e con le armi di energia diretta. Praticamente, le voci mi incalzavano tutto il giorno e non riuscivo a studiare, a concentrarmi. Avevo una guerra in testa e con molto sacrificio poi e con grande sofferenza piangevo tutti i giorni, mi disperavo tutti i giorni, poi alla fine conclusi i miei studi con ottimi voti. Però la tortura, insomma, continuava, non capivo il perché. Questo, infatti, questo stalking, questa in realtà è una tortura vera e propria, se vogliamo usare un eufemismo, chiamiamolo stalking, è come un gioco sadico e perverso, un gioco crudele, multilivello. Ogni giorno, infatti, si impara un po' di più su come funziona la tecnologia e su come resistere e sopravvivere. Le voci, così come le chiamiamo in gergo noi target, noi magnetizzati, altro non sono che conversazioni radio iniettate tramite il satellite che lavora come interfaccia nella mente del target. Poi la tortura, appunto, come abbiamo detto, a multilivello non finisce qui. Satellite è in grado di interagire da remoto con le nostre frequenze cerebrali fisiologiche, alterandole con altre in natura artificiale e condizionando il nostro stato d'animo ed equilibrio psicofisico. Infatti io lamentavo sonnolenza, stanchezza, intorpidimento agli arti, vertigini, vomito, stati d'animo confusionali. E infine poi ci sono le armi ad energia diretta, poiché i satelliti sono dotati di cannoni in grado di sparare microonde, convogliate ad alta potenza, ad armi energia diretta e sono in grado di colpire il target con precisione millimetrica e quindi di bruciare gli organi, i tessuti, causare dolori atroci, infarti, ischemie, ictus, tumori e quant'altro. E, insomma, un inferno. E inizialmente ebbi paura di denunciare, pensavo che di passare da pazza. Poi intorno al 2017-2018, dopo 8 anni di telepatia artificiale, radiofrequenze indotte e armi di energia diretta, mi ammalai e mi diagnosticarono una ciste aracnoidea sul lobo destro. E guardai la morte in faccia e decisi di prendere coraggio e di denunciare alle autorità e alle istituzioni. Insomma, per farla breve, questo è lo spirito, il mio spirito. Quando uno guarda la morte in faccia proprio per spirito di sopravvivenza, quando ti stanno uccidendo, poi la forza e il coraggio, anche quando non ce l'hai, ti esce fuori. Ed è quello che è successo a me. Decisi di denunciare, iniziai con delle denunce scritte che redissi io e le depositai presso la Procura della Repubblica di Perugia di Spoleto e poi iniziai con delle mail ordinarie e delle PEC fino ad arrivare ad una roba come 6-7 mila denunce. Sono andata personalmente anche con altri due target presso la Procura Nazionale Antimafia e parlai con un collaboratore stretto del procuratore all'epoca, Cafiero De Raho. Consegnammo i nostri documenti, i nostri nominativi, raccontammo la nostra storia e insomma, confidavamo che qualcuno ci aiutasse. In realtà questo era tutto intorno al 2008, 2007-2008, siamo al 2017-2018, pardon. Siamo al 2023 e ancora nessuno ci ha aiutati, siamo ancora sotto tortura. Ricordo che questi che noi subiamo sono crimini contro l'umanità, sono di una crudeltà inaudita e sembra che anche le autorità, la magistratura ne sia a conoscenza, ma nessuno interviene. Non sono l'unica vittima, nella mia famiglia, purtroppo intorno al 2015-2016 è stata attaccata anche la mia mamma, che inizialmente era un po', diciamo, come dire, era un po' scettica. La prima che iniziò, a lamentare questo tipo di trattamento disumano con queste voci in testa, questo tipo di microonde convogliate addosso, fui io. Inizialmente anche in famiglia tutti mi presero da pazza, pensavano che io stessi male.
perché era un periodo no della mia vita, mi ero fissata, mi ero presa una fissazione. Poi successivamente, piano piano, intorno al 2016-2017, anche la mia mamma, 2015-2016, venne attaccata e si rese conto appunto che non ero pazza, non era una malattia, ma erano veramente dei mostri sadici che ci stavano torturando con delle cyber armi di nuova generazione. E detto questo, poi la storia è precipitata, nel senso che io comunque sono più giovane, ho discreti amici, ho anche un livello di consapevolezza, di cultura più elevato, quindi ho reagito diversamente. La mia mamma, essendo più semplice, purtroppo non ha reagito come me, si è purtroppo ammalata pesantemente e gli hanno diagnosticato appunto delle manie di persecuzione. Sta seguendo delle cure e non è più quella di prima, purtroppo. Io mi sono messa in contatto con Emiliano successivamente, intorno al 2012, sempre attraverso delle ricerche che svolse sul web. Emiliano, lo conobbi e siamo diventati amici. E lui mi ha aiutato tantissimo, mi ha messo in contatto con altre tante vittime, mi ha reso più consapevole, del problema, della problematica. Siamo tantissimi, non solo qui a livello nazionale, ricordo ICATOR, un'associazione di target di vittime in Belgio e Target Justice negli States, ma se uno si informa bene e fa delle ricerche sul web, emergono target in Nuova Zelanda, in Australia, in Cina, in Giappone, in Sudafrica, in tutta Europa. Negli States, in Canada e in Sud America, quindi è un problema mondiale. Questi sono crimini contro l'umanità. La tortura, come sappiamo tutti, è bandita da tutti gli ordinamenti internazionali, compreso il nostro. È un processo, è un diritto umano, una tutela legale, una difesa è un diritto umano. Una pena, ammesso non concesso che noi fossimo dei criminali, la pena deve essere commisurata al reato commesso e non deve mai sfociare nella crudeltà e nella cattiveria, bensì mirata a rieducare il reo. Quindi io non riesco a capire assolutamente, a distanza di anni, di 13, 14, 15 anni, io ho ancora un gap in testa, un buco, una voragine, un vuoto, non riesco a capire che cosa significa, che cosa serve questa storia. Molto inizialmente sospettai che era una vendetta, qualcuno che ha pagato per fare del male a me e a mia madre. Poi, dopo tutte quelle denunce che ho fatto, è evidente che qualcuno, insomma, se fosse una vendetta, qualcosa doveva emergere. In realtà penso proprio che sia un programma, un progetto occulto, un programma occulto di distruzione dell'individuo, partito appunto con MK Ultra negli anni 50 e poi proseguito con questa sperimentazione massiva su dei target prescelti, siano degli esperimenti per testare queste nuove tecnologie e per manipolarci tutti come burattini. Altra spiegazione non c'è, sono incensurata da sempre, ma entrata in un tribunale né come parte lesa né come parte imputata né come testa, digiuna di tribunale proprio. E poi io personalmente sono una persona onesta, non mi sento assolutamente di meritare un trattamento del genere. È evidente che sono degli studi che stanno conducendo sulla popolazione, è evidente che noi siamo ignari di tutto ciò, non abbiamo mai firmato alcun foglio, alcun compromesso con loro per subire questo tipo di trattamento e sto aspettando ancora giustizia e me la libertà. Ecco qua. Quello che stai dicendo è tutto vero perché mi attaccano anche a me con le armi ad energia diretta ad onde convogliate. Voglio precisare però una cosa, che una persona che hai citato prima, riguardante una certa associazione, non ha però dichiarato di essere stato operato e che non aveva il microchip. Quindi considerare quella persona che può essere definita una persona che aiuta le vittime del controllo mentale, quando praticamente molte persone si sono lamentate perché in realtà non ha fatto niente per aiutarle, non ha fatto niente per dargli, insomma, una
un Un qualcosa, supporto un concreto, supporto ecco. concreto. Cioè, noi abbiamo fatto tante conferenze, abbiamo fatto tanti eventi pubblici, abbiamo fatto il Target Individual Day, abbiamo fatto tantissime cose. Purtroppo le altre associazioni che dicono di aiutare le vittime, in realtà non le aiutano, fanno ogni tanto una riunione nazionale, ma senza concludere niente, solo per prendere magari i soldi dell'iscrizione della loro associazione. Infatti, poi quell'associazione è chiusa, è fallita, cioè è stata praticamente messa da parte, perché adesso addirittura hanno aperto una sorta di movimento politico, che non so come fa questo movimento politico ad aiutare le vittime del controllo mentale. No, ma a parte questo, quello che dici tu è evidente, ma io ho citato perché volevo raccontare come era iniziata la mia storia. Il primo con cui mi mise in contatto fu proprio lui, poi ho conosciuto te, è evidente che tu mi hai dato una grossa mano, ma lì per lì brancolavo nel buio facendo delle ricerche, cioè 10-15 anni fa c'era solo lui qua in Italia, poi sono nate molte associazioni in tutto il mondo, tra cui ricordo Hackathon, Target Justice. È pieno di gruppi su Facebook, oggigiorno se ne parla molto di più rispetto a 15 anni fa. 15 anni fa il primo che ricercai e che incontrai fu lui. Poi successivamente è successo conosciuto te, ho conosciuto anche altri target. Era per raccontare un po', era un escurso su una storia, ecco. Sì, da quello l'avevo capito. Ma infatti noi, quando abbiamo iniziato con i nostri gruppi, venivamo bloccati e bannati da tutti i social, perché non volevano che creavamo una sorta di catena che poteva divulgare tramite il web gli aiuti che noi cercavamo di dare alle vittime del controllo mentale. Poi parlavamo in continuazione attraverso la radio web Milano Babilonia Spreaker o i vari miei canali di YouTube, come per esempio sul mio nuovo account di Facebook, che è Milano Babilonia Italia, dove do l'amicizia a tutte le persone, insomma, che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno pure di parlare con me di determinate tematiche molto delicate riguardo proprio il controllo mentale, l'MK Ultra, Manciurian Candidate, delle armi, insomma, di energia dirette. Abbiamo riscontrato che ultimamente le vittime del controllo mentale si stanno risvegliando in un certo senso, e stanno cominciando a prendere consapevolezza di fare l'intervista testimonianza, che è una cosa Questo è importante, importante, sì. perché l'intervista testimonianza aiuta le altre vittime che ascoltano praticamente tutto quello che accade alle vittime che vengono sottoposte a questi attacchi e queste manipolazioni, che sono a tutti gli effetti esperimenti su cavie umane. Perché una persona che viene sottoposta a lavaggi del cervello continui, con interrogatori continui, e poi gli fanno ipnosi regressa o gli mettono frequenze, sensazioni o disturbi e sintomatologie continue, sintomatologie a livello sessuale, sintomatologie a livello di dipendenza dall'alcol, di dipendenza Dall'alcol, dal dalle droghe. fumo, sì, dalla droga. Queste persone non capiscono per quale motivo vengono sottoposte a questi attacchi e a queste manipolazioni continue attraverso queste armi satellitari. Infatti, quando noi denunciamo che veniamo sottoposti a una sorta di spionaggio con tecnologia satellitare o intercettazioni ambientali satellitari o pedinamenti a tracciatura cronometrica satellitare, tutti dicono: ah, ma questa tecnologia non esiste, vi state sbagliando, sono manie di persecuzione, non vi dovete preoccupare di niente. Ma ultimamente si è parlato dei satelliti sonda che stanno praticamente spia, che Volando, stanno sì. volando da tutte le parti. Si è parlato dei super satelliti che stanno mettendo in orbita, in grado di fare fotografie addirittura da 250 megapixel. Hanno parlato di sonde che sono in grado di effettuare delle scansioni a raggi X per individuare l'acqua su Marte. Cioè la stessa identica tecnologia che viene utilizzata sulla Terra attraverso i satelliti ad orbita bassa, che interagiscono con le frequenze della risonanza sensoriale. Cioè, la tecnologia è complessa, ma nello stesso tempo è molto semplice, perché le frequenze cerebrali interagiscono con determinati parametri ben precisi,
opera con questa tecnologia, conoscono perfettamente la mappatura cerebrale e sanno che determinate frequenze creano sintomatologie ben mirate per creare ovviamente la perdita dell'aggredibilità del target individuals che viene sottoposto a questi trattamenti. Perché quando ti mettono il marchio della bestia, che sei una persona malata di mente, o sei una persona drogata, o sei una persona con manie di persecuzione, o sei una persona che ha problemi psichici o cambi di personalità, ovviamente quando una persona è torturata, dice oddio, questo mi attaccano così, 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 quindi dicono è un pazzo, un malato di mente. E la persona non viene creduta, ma in realtà noi veniamo attaccati realmente con queste armi, con queste tecnologie. Assolutamente, io personalmente, poi non io, anche oggi ho parlato con tre target. Oramai siamo amici, sono amica di tante ragazze, di tanti ragazzi, li sento tutti i giorni, mi sono sentita oggi anche con te. Io avverto nella mente voci forti, nitide, che interagiscono con i miei pensieri, sto in mind control, mind reading, e poi queste voci io riesco ad interagire con la forza del pensiero. Loro mi ingiuriano, mi vessano psicologicamente, commentano in maniera oscena, con argomenti a sfondo sessuale, e mi offendono tutto il giorno. E poi, oltre a questo tipo di trattamento, lavaggi del cervello, onde sonore, onde elettromagnetiche, elettroshock, abusi verbali e sessuali, traumi, torture psicologiche evidenti e corporali grazie alle armi di energia diretta, che sono in grado di colpire il target con precisione millimetrica su tutto lo spettro elettromagnetico. Quindi sfido io chiunque a non chiamarle torture. Io personalmente, se esistono queste armi che vengono dallo spazio e se fossero usate queste armi per scopi nobili, mi sentirei un cittadino più sicuro. Il problema è quando, no, invece di combattere la mafia, Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza, invece di torturare me, se avessero preso prima Massina Denaro avrebbero fatto più bella figura, secondo me, o di torturare te, perché questa roba serve per la mafia, per l'andrangheta, per il terrorismo, omicidi, per i crimini, non per torturare cittadini innocenti ed innocui. Quindi si è creato, è un paradosso enorme, insomma, è evidente che stanno testando sulla popolazione queste armi. Eh sì, è proprio così, è proprio come dici te, non si riesce a capire perché una persona non viene trovata nel territorio nazionale italiano, che vive nel suo paese o nella sua città per 40 anni, però trova i target individuals in tutte le parti del mondo e che vengono ovviamente attaccati in continuazione con queste armi, con queste tecnologie, e addirittura ci sono molti target che sono costretti ad andarsene dall'Italia. Sì, Infatti, davvero. l'altra sera parlavo con un ragazzo, ha detto: io sto dall'altra parte del mondo perché pensavo che andandomene in un'altra nazione, in un altro stato, avrei avuto la possibilità di non essere sottoposto a torture, attacchi o queste armi ad energie dirette. Il ragazzo addirittura Lui continua ad essere attaccato comunque in un altro stato? ha detto Sì. che praticamente durante il viaggio in aereo erano scomparse le torture, i lavaggi del cervello e le manipolazioni mentali. Quando è arrivato in questo stato, è stato lì qualche giorno e stava tranquillo, non aveva nessun disturbo, nessuna patologia. Dopo una settimana circa, quasi 2 settimane, ha incominciato a risentire le voci in testa, gli attacchi e le manipolazioni, come se qualcuno dalla nazione italiana ha geolocalizzato il luogo dove la persona ovviamente stava e ha rimesso le frequenze dei programmi di controllo e di manipolazione mentale. La cosa strana è che gli operatori che stavano dietro a questi radar satellitari, a queste armi ad energie dirette satellitari, parlavano in lingua italiana, quindi ha detto: ma com'è possibile, scusa, se io sto in Italia, mi attaccano con queste armi e con queste frequenze, io vado dall'altra parte del mondo e questi mi riparlano ugualmente in testa con le stesse identiche frequenze, addirittura gli fanno credere che erano i vicini di casa, gli fanno credere che erano persone che conoscono, gli fanno credere che è il parente che lo attacca con queste armi. E Sì. io gli ho detto di stare tranquillo che i parenti o i vicini di casa non possono utilizzare una tecnologia da 100 miliardi di euro, che è una tecnologia definita dell'intelligence, del controspionaggio o dello stato deviato sovraistituzionale, che opera con la sperimentazione e il collaudo di queste frequenze per vedere gli effetti collaterali
su persone che hanno capacità extrasensoriali, persone che hanno capacità di rilevare frequenze che creano danni al corpo dall'esterno, non direttamente dall'interno. Molte volte gli attacchi possono venire anche dall'interno verso l'esterno perché l'arma ad energia diretta, passando con le frequenze ad onde convogliate, o le frequenze a microonde, o le frequenze a infrarossi, o le frequenze elettromagnetiche direttamente attraverso il corpo, possono intaccare anche organi interni e creare proprio dei disturbi molto forti. Malattie, patologie gravissime, patologie mortali, quindi evidente, leucemie, ictus, cancro, la SMA, SLA, Alzheimer, Parkinson, malattie neurodegenerative, cioè, chi più ne ha chi più ne metta, campi elettromagnetici sono nocivi per la salute, insomma, ce lo sappiamo. Quindi almeno questo ragazzo di buono c'ha che non vive il gang stalking, essendosi spostato all'estero dall'altra parte del mondo, perché io ho vissuto anche il gang stalking, perché come ho detto all'inizio, la tortura è una tortura a multilivello. È evidente che per gli operatori, per chi sta dietro a queste tecnologie, è un gioco, è una specie di gioco sociale, di caccia al tesoro, è un gioco sociale, sadico e crudele. Per chi invece lo subisce, è una persecuzione inaudita, senza fine, è una enorme violazione di diritti umani. E infatti lo stalking appunto assume anche un risvolto sociale, nel senso che gli operatori, soprattutto dalle parti mie dove siamo in tutta l'Umbria 800.000 abitanti, quindi tutti più o meno si conoscono l'uno con l'altro, e il gang stalking attecchisce anche di più. Quando parlo di stalking sociale organizzato o di gang stalking, parlo di un'azione di gruppo, in quanto gli operatori, essendo comunque insistendo sul territorio in maniera molto capillare, riescono a coinvolgere nell'azione persecutoria anche persone vicine al target, alla vittima, vuoi nell'ambito lavorativo oppure vicini di casa, i condomini, i parenti, il proprio compagno, la moglie, il marito. Questo insieme di atti ostili possono essere saluti per la per la salute psicofisica della vittima. È una specie di mobbing sociale. E quindi la povera vittima, il povero target, si trova continuamente in costernazione e devi fare tutti i giorni i conti con street theater, situazioni assurde, problematiche di tutti i generi, persone che ti emarginano, persone che ti criticano, non ti accettano. A me personalmente mi hanno anche diffamata, mi hanno anche calunniata qua nella società. Io me ne rendo conto, io negli ultimi 4 anni ho cambiato 10 lavori. Com'è possibile che in qualsiasi lavoro io approcci non vado bene o c'è qualcosa di sbagliato in me? Non è possibile, no? Cioè, intervengono loro o intervengono attraverso la tecnologia o faccia a faccia, face to face, con il passaparola, comunque in qualche modo riescono a mettermi, che ne so, in cattiva luce, ad allontanarmi, ad emarginarmi, ad estromettermi. Quindi in qualche modo loro riescono in questa azione persecutoria. E io ho lamentato anche questo, ne denuncio, ho parlato anche di calunnia, di diffamazione. Prima di tutto vengo tutti i giorni nella testa attraverso la voce, la cosiddetta voce di Dio, a delle volte, no? Si parla della voce come la voce di Dio. Vengo insultata, vengo offesa, calunniata, mi dicono cose che non mi appartengono, che sono ladra, che sono pazza, questo è il minimo, che sono assassina addirittura, insomma, cioè, veramente me ne dicono di tutti i colori, cosa che non trova riscontro nella realtà, perché se fossi pazza, ero già morta, se fossi una ladra stavo in galera, se fossi un'assassina già marcivo in galera minimo da 15 anni. Quindi in realtà queste sono tutte calunnie che poi hanno anche diffuso, divulgato nella società civile. Quindi c'è chi ci crede e chi è più intelligente, evidente, lascia perdere, ma persone che poi fondamentalmente aderiscono al progetto criminale e ti rompono anche loro, insomma, no? Ecco. Sì, perché il progetto criminale è proprio in primis buttare giù la persona che sta
in un certo senso combattendo attraverso la potenza cerebrale, attraverso la capacità di contrastare questi attacchi e queste molestie continue che subiamo in continuazione. Infatti, il programma MK Ultra era proprio torturare la vittima fisicamente e psicologicamente per creare un blocco psicologico, un trauma che doveva far perdere la memoria alla persona che veniva sottoposta a questi attacchi fisici e psicologici. La cosa strana è che da quando è successo l'anomala influenza a livello mondiale o nel territorio nazionale italiano, che siamo stati in pandemia per un grosso periodo, le persone sembra come se hanno rimosso quell'avvenimento, e molte persone tante volte quando si parla del fatto delle punture di zanzara che hanno fatto obbligatoriamente a tutto il mondo e di come è stata gestita questa anomala influenza a livello mondiale, cioè una persona esce da un laboratorio, tutto il mondo si infetta, c'è qualcosa di anomalo, per me Evidente. È stato fatto tutto questo proprio per costringere la popolazione ad essere sottoposta a una sorta di Vaccinazione di sperimentazione, massa, eh. sì, a una sorta di vaccinazione di massa, ma che in realtà è una sperimentazione di determinati farmaci che potrebbero creare una sorta di lobotomia chimica per bloccare una parte del cervello per far sì che la persona possa essere pilotata attraverso il controllo della mente a distanza senza rilevare gli effetti collaterali dell'arma di energia diretta o dell'arma neuronica che interagisce proprio con il nostro cervello. Dalle ricerche che ho fatto io e dalle ricerche che hanno fatto molte altre persone importanti a livello mondiale, hanno tutti infatti parlato che l'interazione della tecnologia GWEN, che utilizza praticamente le frequenze HEALTH e AM HEALTH, che sono il clone delle frequenze del cervello, hanno detto che praticamente l'interazione della tecnologia HARP o l'interazione della tecnologia GWEN fa sì di far capire a molti ricercatori e scienziati a livello mondiale che queste tecnologie non servono proprio per la comunicazione, ma servono per il controllo della mente a distanza, cioè che sono create proprio per creare la manipolazione delle frequenze attraverso questi sistemi di attacco, questi sistemi di amplificazione all'interno del cervello. È un'atrocità perché pilotare milioni di persone, indurli a fare determinate cose che loro non vogliono fare, o indurre la popolazione ad acquistare la droga, o indurre la popolazione ad avere delle dipendenze o delle patologie forzate, devono acquistare farmaci in continuazione. Cioè, è una cosa veramente atroce e surreale. Qui parliamo di un olocausto neurale, un olocausto a cielo aperto, cioè persone che vengono pagate, dei mercenari che vengono pagati per attestare e collaudare queste tecnologie e sottoporre persone a torture fisiche e psicologiche continue, che molte vittime ovviamente non riescono più a sopportare questo trattamento disumano, e molte fanno attraverso queste torture fanno incidenti stradali Si oppure suicida, gente che si suicida, quante si persone si suicidano suicidano, tutti i e giorni? Cioè, certo. chi lo dice che quelle persone non sono vittime del controllo neurale satellitare da remoto? Cioè, no? Sì, infatti senti, una mamma prende il coltello, accoltella la figlia di 13 anni, dopo prende e si butta di sotto. Hanno detto che la mamma aveva problemi psichici, che era stata in cura dallo psichiatra perché sentiva le voci in testa. Oppure quel ragazzo di Firenze stava in chiesa, una voce gli ha detto in testa: strappati gli occhi, così entrerai nel mondo dei cieli. Quello ha preso e si è strappato gli occhi davanti a tutti. O quell'altra persona di Napoli che ha sentito una voce in testa che gli ha detto: prendi il bambino, buttalo di sotto. O quel papà che ha sentito all'interno della testa, lui diceva che era Dio che gli parlava: butta tua figlia di sotto, che Ha tanto buttato la figlia di sotto, sì. Ma anche sopravviverà. qua in Umbria c'è stato un caso di un conducente,
dei treni, un papà che lavorava sulla tratta da Roma ad Ancona passando per Perugia e sentiva una voce, ma questo è successo 7-8 anni fa, e ha coltellato una bambina di un anno e mezzo, appunto l'ha presa a pugnalata, a coltellate, l'ha coltellata poiché gli era detto la voce. Quindi se ne sentono dire tutti i giorni di questi casi di cronaca con la voce di mezzo. Sì, infatti, nel film Fattore di controllo, Control Factor, parlano proprio di controllo e manipolazione della mente delle persone da remoto. E fatalità, all'inizio del film si vede proprio la scena che una voce dice al protagonista: uccidi, uccidi, prendi il fucile, uccidi tua moglie, uccidi tua moglie. Allora, a questo punto vuol dire che il film dice la verità, perché molti target sentono queste frequenze in testa, sentono queste voci che li inducono a fare cose ovviamente brutte contro i propri familiari o cose atroci contro i propri familiari. Oppure Sì. c'è la cosa strana che quando c'è stato il periodo dell'anomala influenza e c'è stata la pandemia, fatalità è uscita una variante. Questa variante si chiamava Omicron, e qualcuno ha detto: ma Omicron non era il film che parlava del controllo mentale attraverso determinati farmaci iniettati all'interno del corpo? Siamo andati a vedere e il film era un film intitolato Omicron del 1963, dove parlava proprio del controllo della mente a distanza. Cioè, quindi sono coincidenze o qualcuno vuole proprio parlare al mondo con messaggi subliminali e dire: guardate che cosa vi stiamo facendo, ma voi siete sotto ipnosi, sotto controllo della mente, non potete fare niente, non potete reagire perché noi siamo superiori a voi, siamo magari, che ne so, il nuovo ordine mondiale, la massoneria industriale che collauda queste tecnologie di controllo della mente, gli illuminati, cioè uno stato sovraistituzionale che vuole far capire il potere che loro hanno attraverso queste armi satellitari. È evidente che purtroppo il mondo oggi non è facile e quindi bisogna fare i conti con questa realtà. Il mind control, la telepatia sintetica, il controllo neurale satellitare da remoto, purtroppo non è fantasia, è una realtà. Insomma, viviamo nell'era della tecnica, quindi bisogna farci i conti. In questo modo, così come le usano su di noi, queste sono torture disumane, crudeli, non è possibile vivere in questo modo. Però, cioè, che tutti sappiano che è possibile leggere nella mente, questo non è fantasia, è vero, perché molta gente ci dice che siamo pazzi, che siamo malati, che siamo psicopatici, in realtà noi siamo visionari. Cioè, parliamo di un problema che è reale, non di fantascienza. Perché magari siamo in grado di rilevare queste frequenze, queste tecnologie, ed altre invece non sono in grado. Quindi noi siamo all'avanguardia, in realtà. Non è che siamo malati, siamo pazzi, siamo proprio gente all'avanguardia. Quindi stiamo parlando di un problema che fra 50 anni diventerà di dominio pubblico. Magari ora siamo in pochi, fra 50 anni ne parleranno tutti, no? Quando il mondo sarà più consapevole e cosciente. Sì, perché il mondo si incomincerà a risvegliare da questo stato di ipnosi neurale creata proprio con queste radiofrequenze, e la coscienza collettiva, dicevano molti scienziati e ricercatori, ma io credo che sia la mente collettiva che loro vogliono creare, una mente artificiale o inserita in un'intelligenza artificiale autoapprendente, un computer che è in grado di gestire, mappare, capire, individuare e studiare tutti i momenti della giornata di un individuo, così poi può attaccare in qualunque modo l'individuo, sia a livello fisico, psicologico, sessuale, morale, perché magari molte volte noi ci sentiamo felici, contenti, perché non veniamo sottoposti a determinati trattamenti, loro se ne accorgono e ci cominciano ad attaccare, ad offendere, o pilotano le persone che ci stanno intorno, o ci fanno insultare da persone che magari noi conosciamo e che vogliamo bene, che vengono a loro volta
pilotati, vanno manipolati, ma non se ne accorgono di questo. Infatti, le marionette da strada sono proprio queste persone. Ma anche a me succede, delle marionette da strada è successo diverse volte, ma io proprio anche gente che conosco, insomma, amici che mi hanno allontanata, persone che pensano male di me, parlano male di me, magari non conoscono veramente la storia, se si sono fatti soggiogare da questo stalking, da questa diffamazione, da questa calunnia che, no, che hanno messo in giro gli operatori sul mio conto. Comunque non so se a te succede lo stalking sociale organizzato, perché a Roma magari è più grande. Fanno anche qui, lo fanno, però io mi accorgo che le persone cambiano di personalità, quindi non sono più loro e incominciano a dire o a fare o a insultarti o a dire delle parole continue contro di te per farti ovviamente crollare psicologicamente o farti reagire o farmi rispondere in un determinato modo invece che un altro. E molte volte io conosco la strategia tattica del loro sistema e magari degli avvenimenti anomali. Io sto a un bar a prendere il caffè, arriva una persona e ti offre il liquore, ti offre una birra, io dico ma io non bevo, e la strategia di farti offrire una birra o un liquore è per buttare giù la persona psicologicamente attraverso le frequenze dell'alcol o attraverso le frequenze dell'alcolismo, in modo che la persona crolla in un mondo che non è il suo, perché io non sono una persona che ha bisogno di bere per poter vivere una vita quotidiana, oppure parlare con le altre persone e stare in un contesto, insomma, normale. Invece loro vogliono proprio che entriamo in questi contesti di persone disagiate, costrette all'alcol, alle droghe, al fumo, al gioco. E perdiamo anche di credibilità, no? Nel senso, sì, anche sì, qualora sì, qualcuno ci volesse aiutare, parlo a livello di giustizia proprio, ah, ma questi sono un gruppo di sfigati, sono un gruppo di ubriaconi, di drogati, quindi ci sminuiscono tutti i nostri sforzi di resistere, di combattere questo crimine praticamente, ci fanno passare da gente disadattata, disagiati, sfigati, sì, gente sì, ai margini, sì, sì, della società, e questo è il senso loro, no? Certo, io l'unico consiglio che do ai target individuals: se venite attaccati o venite manipolati o manipolano le persone che vi stanno vicino, cercate di non contrattaccare, perché sono successi degli avvenimenti a delle vittime che purtroppo alcune di queste hanno perso la vita, perché voglio ricordare un nostro amico Danny, Matteo Tenni. Che lui sentiva le frequenze in testa e diceva che la gendarmeria lo attaccava, che la gendarmeria lo seguiva. Durante la pandemia lui è uscito per strada, l'hanno fermato una pattuglia, lui è andato via, cioè non si è fermato a questo posto di blocco, l'hanno inseguito fino a casa, lui è uscito con un cacciavite, un bastone, che cosa c'aveva in mano, e ovviamente questo gendarme ha sparato un colpo e ha detto che per caso l'ha colpito alla orta della gamba, e praticamente è morto dissanguato. Cioè è un'atrocità questa, vedere un target individuals che cerca di aiutare le altre persone, che viene inseguito dai carabinieri perché ha paura di essere sottoposto a una sorta di attacco, a una sorta dentro di terrore, invece di avere la tranquillità di vedere un tutore della legge, invece lui aveva il terrore di vedere i tutori della legge, perché veniva attaccato proprio da queste frequenze, da queste armi che gli dicevano che erano proprio la gendarmeria nera che lo attaccava. Certo. E infatti nella disgrazia purtroppo è partito questo colpo di questa pistola che ha colpito a morte questa persona. Ma questo non è successo solo a lui, è successo anche a un'altra persona di Roma, stava male, ha cominciato a fare le denunce, ha cominciato a fare tantissime cose, a un certo punto hanno detto che aveva una broncopolmonite o qualcosa del genere, è andato all'ospedale, l'hanno curato, usciva e entrava da questo ospedale, ci ha chiesto aiuto anche a noi, però noi non siamo medici che possiamo curare una persona direttamente, gli abbiamo detto di andare a fare determinati tipi di analisi
Poi mi ha contattato una sua amica di questa persona, dice: "Ah, ma lo sai, l'hanno ricoverata all'ospedale, hanno detto che c'è un'anomala infezione, ma non riescono a capire di che cosa si tratta". Cioè, poteva essere pure un attacco con l'arma ad energia diretta sparata sul corpo che gli bloccava determinate frequenze fisiologiche che non lo facevano più reagire a livello fisico. E infatti, piano piano, poi ci hanno contattato, dice: "Ah, ma lo sai, è morto all'ospedale, non riusciamo a capire per quale motivo". E io ho detto: "Scusate, ma avete fatto fare l'autopsia? Non ci vogliono far fare l'autopsia, i suoi parenti ci hanno allontanato e hanno detto di non parlare più di questa storia". Sono cose veramente strane, che un parente le dice: non dovete venire al funerale, non dovete parlare più di lui". E lo consideravano tutti una persona malatamente pazzo e schizofrenico, ma invece quella persona era una persona che aiutava le donne, aiutava delle associazioni che combattevano proprio i crimini contro le donne. E purtroppo sono persone che vengono considerate persone fuori di testa. Quell'altra ragazza di Milano che entrava dentro la metropolitana, si sentiva in testa parolacce, frasi minacciose in continuazione, parole che gli creavano dei disturbi, si mise ad urlare dentro la metropolitana, l'hanno ripresa tutti quei telefonini, è stato una sorta di scandalo. Tutti quanti i social hanno parlato, una pazza che urla dentro la metropolitana. Ma la ragazza parlava a qualcuno e si vedeva che parlava a qualcuno, perché lei diceva: "Io non sono una puttana, non sono una prostituta, sei te che mi dici questo". E si capiva che veniva insultata e attaccata con questi anni. Perché quando tutti i giorni ti senti parole, parole, parolacce, insulti, parolacce, insulti, parolacce, insulti, parolacce, insulti, alla fine uno si stufa, dice: "Ma che cavolo, sta succedendo? Ma come? Ma è un'indagine, una tortura fisica e psicologica, mi vogliono Ma far se fosse stata suicidare?" un'indagine, Emiliano, dal 2007 al 2023, sono 15, quasi 16 anni, da un Ma non po', è da un pezzo che era possibile. finita. Ma infatti non è possibile. Io dal 2001 non è possibile che è un'indagine. Non Cioè è l'indagine ci possibile. puoi credere i primi mesi, il primo anno, il secondo anno, Quello ma dopo che 22 pensavo anni... io, dico, mi devono rieducare, che, dico, e rieducano in che senso? Ma Dico, questi vabbè, come si dico, quando avranno permettono? finito staranno un mese, due, tre, poi se ne vanno. Sì, sto cazzo, scusa, la parola. Sono 16 anni, li sopporto. Cioè, assurdo. Dopo devono rieducare chi? Cioè, siamo noi che educhiamo Cioè, abbiamo loro. rieducato loro, sì, noi abbiamo, li abbiamo rieducati, detto bene, l'incontrario. Quando vedono che uno fa 26 denunce dettagliate alle porta in Tribunale Ufficio Primi Atti di Roma, fa 6.000 video, 10.000 ore di registrazione di telefonate, va da tutte le parti a chiedere spiegazioni per quale motivo vengano utilizzate queste tecnologie. Cioè, mi sono presentato in tutti i posti possibili e immaginabili per cercare di capire che cosa stava succedendo, e alla fine parecchi sono crollati perché hanno incominciato a parlare proprio di tecnologie satellitari, di sistemi di controllo e di spionaggio satellitare. E alla fine non hanno più potuto dire: "Ah no, non è vero, non esiste", quando i giornali ne hanno parlato, quando le televisioni ne hanno parlato, quando ne hanno parlato addirittura sui vari siti delle forze dell'ordine, delle forze armate, siti dell'intelligence. Cioè, quindi adesso si sta parlando in continuazione dei palloni sonda aerostatici con sotto dei satelliti sperimentali che li stanno abbattendo in varie parti del mondo, perché dicono che questi satelliti servono per determinate nazioni, quindi che vengono dette determinate cose: "Ah no, i satelliti non esistono, ma che cosa vi state inventando? Non è possibile che fanno questo, che fanno quest'altro". Purtroppo lo fanno e Eh sì, come. sì, è la verità. Abbiamo detto la verità, quindi ecco. Ti volevo chiedere un'altra cosa Sì. molto importante. Vuoi dare un consiglio alle vittime che ascolteranno, alle persone che ascolteranno questa tua seconda intervista testimonianza?
Ma ci mancherebbe prima di tutto fare quadrato con i target, quindi frequentare i vari gruppi, informarsi sia su Facebook ci sono, che su, nel web ci sono molti gruppi, molte associazioni, parlo a livello internazionale, qua in Italia non c'è quasi niente, ci sono gruppi ma di associazione non ce ne sono più. Informarsi, fare quadrato con le vittime, seguire i tuoi canali, denunciare da soli, spiegando e circostanziando la tecnologia per bene, circostanziando i fatti e spiegando come funziona la tecnologia. E poi, se quando ce la faremo, quando i tempi saranno maturi, visto che ci stiamo provando da tanti anni, ma non riusciamo, fare anche una denuncia collettiva tutti insieme. Sì, infatti la denuncia collettiva, la class action è molto importante, solo che deve essere fatta tecnica, plausibile e sintetica. È molto credibile perché purtroppo se denunciamo l'uccellino che vola o denunciamo la gallina e denunciamo il Vicino cane di che casa, abbaia, esatto. quelli ti dicono: ma che reato è che il cane abbaia? Che reato è che l'uccellino ti viene sul balcone? Non è un reato, ma se invece denunciamo, siamo dentro casa durante la notte, ci sparano frequenze a microonde, ci parlano in continuazione con attacchi, interrogatori, ipnosi regresse e tanto altro, e cominciamo a dire che veniamo sottoposti a radiazioni che ci creano mal di testa, abbassamento della vista. Voglio ricordare alle persone che ascolteranno solo questa intervista: i campi elettromagnetici sono invisibili, ma possono essere rilevati sia dalle varie telecamere termiche, telecamere multispettrali, misuratori di campo, analizzatori di spettro. Le frequenze che vengono sparate all'interno della corrente elettrica nei nostri dispositivi wireless, wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G, eccetera, 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 creano tumori rari al cuore e all'interno del cervello, che prima questi tumori non esistevano. C'era un caso ogni 1 milione di persone, adesso sono diventati casi quotidiani. Quindi dobbiamo capire che non stiamo scherzando con questi sistemi tecnologici o queste amplificazioni di radiazioni sul corpo dei target. Perché chi non rileva le frequenze non è che è fortunato, perché così può essere attaccato con frequenze ancora più forti e con patologie ancora più forti sparate nel corpo e nei centri nervosi centrali, e quindi possono essere più manipolati attraverso questa tecnologia. Invece noi che siamo degli estrasensoriali, elettrosensibili, persone con capacità di rilevamento di frequenze che girano intorno al nostro corpo, intorno alla risonanza sensoriale, abbiamo la possibilità di difenderci da questi attacchi perché il nostro corpo non riesce più a sopportare queste manipolazioni continue provenienti dall'esterno. È come se c'è un'evoluzione del nostro cervello che sta creando una sorta di schermatura per proteggersi da questi attacchi con le armi ad energia diretta. Ovviamente chi fa gli esperimenti per il controllo della mente a distanza e vede che noi ci stiamo evolvendo e stiamo incominciando a rilevare questi attacchi, queste frequenze e queste manipolazioni, ovviamente, che fa esperimenti continui sui target individuals per vedere gli effetti collaterali a lungo termine e poi per collaudare i super satelliti su capi umani inconsenzienti, perché noi non abbiamo firmato nessun contratto, perché sennò dovevamo essere milionari per essere sottoposti tutti questi anni a torture e manipolazioni con attacchi con arma di energia diretta. Quindi questi lo sanno i mercenari, io li definisco il braccio armato dello Stato sovraistituzionale deviato, li definisco mafia militare e terroristi militari, perché quando vedi che una persona sta sotto torture, manipolazioni, attacchi, che piange, si dispera, si mette un cappio al collo e magari si impicca su una sedia, e questi continuano a torturare ed attaccare queste persone senza avere nessun tipo di risentimento di quello che fanno, allora a questo punto io credo che, come dicevano in determinati testi
a livello mondiale che vogliono diminuire la popolazione di 2 miliardi e 800 milioni di persone per arrivare a 5 miliardi di persone a livello mondiale. Cioè, se a questi gli danno carta bianca per creare uno sterminio di massa, o gli danno carta bianca per creare un olocausto neurale a lungo termine, o gli dai la possibilità di creare una sorta di auspice neurale, come facevano nei tempi della guerra, che facevano esperimenti su bambini, facevano esperimenti su persone innocenti, prendevano persone che avevano capacità estrasensoriali, le rinchiudevano nei manicomi e dicevano che erano dei pazzi, e magari quelli avevano veramente delle capacità di interagire, rilevare telecinesi, preveggenza, chissà quanto altro, e che loro dicono che sono malati, pazzi, schizofrenici, con un sacco di patologie. Invece sono persone che hanno dei poteri extrasensoriali che potrebbero essere d'aiuto in un prossimo futuro per l'intelligence, per il controspionaggio, per i servizi segreti, per l'antiterrorismo, che magari possono arrivare a capire o di interagire attacchi con queste armi di distruzione di massa satellitare, o possono addirittura arrivare a capire o a interagire con frequenze che un indomani potrebbero essere captate da una macchina che magari rileva i tumori, che magari rileva determinate patologie del cervello, determinate patologie del cuore, perché ci sono, come fanno vedere in alcuni film di fantascienza, tipo X-Men, persone che hanno capacità più evolute ed avanzate di altri. E noi che ormai abbiamo la consapevolezza che le nostre patologie, i nostri disturbi non dipendono da noi, ma dipendono da una tecnologia proveniente dall'esterno, e incominciamo a difenderci in qualunque modo, in qualunque situazione. Adesso, mentre io sto parlando con te, stiamo registrando questa registrazione, mi stanno amplificando le frequenze del surriscaldamento del corpo. Allora, a questo punto, se surriscaldano la mia stanza e surriscaldano il corpo, allora il surriscaldamento globale potrebbe essere effettuato da una tecnologia HARP satellitare o un'arma ad energia diretta che spara microonde, infrarossi, ultravioletti sulla nazione per creare proprio il surriscaldamento globale. Quindi una flotta di satelliti che spara queste frequenze può aumentare la temperatura del pianeta Terra. Allora, quando dicono ma come il surriscaldamento globale, l'effetto serra, il buco dell'ozono, allora sono delle invenzioni per raggirare praticamente i miliardi che vengono spesi o i miliardi che vengono sottratti con le tasse alla popolazione mondiale per far sì di incrementare le tasche, incrementare i portafogli degli oligarchi o della massoneria industriale, che invece di utilizzare questi soldi per risolvere il problema del surriscaldamento globale, crea a testa, compra armi di ogni genere per il controllo e per la manipolazione della mente. Capito? Beh, sì. Il concetto? Cioè, raggirano gli avvenimenti come una soluzione, ma in realtà quella non è una soluzione, perché sono loro stessi che creano il danno e poi dicono ecco, questa è la soluzione. Cioè, la cosa strana è questa, come il fatto, se ti vaccini non hai la possibilità di prenderti l'anomala influenza, cioè se ti vaccini non prendi l'anomala influenza, se non ti vaccini puoi morire di questa influenza. Io sento gente che non ha fatto nessun tipo di vaccino e stanno benissimo, e invece altri hanno fatto 4 punture di zanzara, 4 vaccini, e si sono praticamente trovati a letto intubati. Cioè, e quella è la cosa strana. E allora dicono che la colpa è del corpo, del nostro stato di difesa immunitaria. No, non è questo. È che questi vogliono raggirare l'avvenimento per poter dire alla popolazione, creando una psicologia del terrore: vaccinatevi e non morirete. Ma non è così, cioè, perché non è che è l'ebola, non è che è una malattia che ti distrugge. La
cosa strana che poi perché sono morti tutti questi vecchietti? Sembra come se volevano decimare la popolazione di persone anziane che prendevano tutti la pensione. Questa è una mia opinione, ma parecchie persone l'hanno detto. Dice, sembra proprio che volevano eliminare le persone proprio anziane, proprio quelle della fascia che prendono la pensione, per far sì che ci sarebbe stata una diminuzione di 30.000, 40.000, 50.000 pensioni che vengono erogate ogni mese, e sembra che ci siano riusciti. Però quando dici una cosa del genere dicono, ma che sei pazzo, ma sei un complottista, ma non è così. È come per l'arma d'energia diretta ad onda convogliata che viene sparata sulle persone per spiare tutti quanti, ma quando vai a denunciare ti dicono, ma non esiste quest'arma, non esiste questa tecnologia, noi non abbiamo questi sistemi. Ma non è vero, perché su Rai 1 ne hanno parlato, intercettazioni ambientali, satellitari, quando l'Interforce, l'Intelligence e i nuclei operativi speciali hanno fatto determinate indagini all'interno della foresta dell'Amazzonia, dove hanno registrato una scansione biometrica, il timbro vocale di una persona che stava parlando dentro una capanna in mezzo a questa foresta, e che fatalità questa persona era diventato il numero uno a livello mondiale del narcotraffico internazionale. Posso capire, lì sì, utilizzi queste tecnologie perché non riesci a trovare questa persona, eppure perché questa persona potrebbe essere un pericolo per le altre persone. Ma quando senti che c'è un latitante che vive a casa sua 30 anni e non lo trova nessuno, ma com'è possibile? Scusa, allora le tecnologie servono solo per i target individual, quando gli fa comodo a loro, per gli innocenti, per spiare gli innocenti, e non mi vai a controllare chi dovresti controllare. È assurdo, è veramente fantascienza. E certo, infatti tanta gente hanno detto, si vede che quella persona latitante doveva andare in pensione, e lo hanno fatto uscire in modo esemplare, come per far vedere, visto, lo Stato c'è, lo Stato l'ha bloccato, lo Stato ha fatto questo, questo e quest'altro, per farlo uscire in modo spettacolare, capito? Come se lo Stato vince queste persone. Ma come, per 40 anni lo Stato non ha vinto? Vinci solo negli ultimi momenti, quando quella persona sta male che deve andare dentro le cliniche per farsi curare. Cioè, ma quando queste persone hanno creato i presunti attentati, hanno creato le presunti stragi, hanno preso il ragazzino e l'hanno squagliato dentro all'acido, ma dove stavano queste tecnologie? Non esistevano queste tecnologie. Cioè, i satelliti spia dallo Sputnik il russo del 1950, stiamo nel 2023, quindi sono passati anni e anni e anni, la tecnologia militare va 10 anni avanti, a differenza della tecnologia civile, vuol dire che 10 anni sono come 100 anni per i militari, e non si riescono a trovare le persone, non si riescono a risolvere determinati problemi molto semplici. Per me dietro c'è tutto un giro occulto di appalti, compravendite di tecnologie militari, utilizzo, corruzione, denaro che viene riciclato in continuazione, copertura di determinate organizzazioni criminali, copertura di determinate lobby che creano ovviamente delle massonerie segrete per creare delle catene o delle famiglie di persone che vogliono praticamente conquistare tutto ciò che riguarda la tecnologia e tutto ciò che riguarda il controllo, la manipolazione e la copertura e il depistaggio anche delle indagini investigative. Perché non è possibile, ma che mi serve una flotta di satelliti e spendere 20, 30, 40, 50 miliardi solo per la sicurezza? Ma questi vuol dire che se spendono tutti questi soldi sanno che quei satelliti li faranno rientrare 50, 100, 200, 300, 500 miliardi. Infatti controllare e manipolare la mente delle persone, metti caso che io ho un'industria, sono un oligarca italiano, un massone italiano, ho una fabbrica di sigarette, ti faccio un esempio,
e mi associo alle organizzazioni dei servizi segreti deviati, e quelli mi dicono: guarda, io sparo una frequenza e costringo le persone nel territorio della nazione italiana a fare uso di sigarette in continuazione. Te un incasso di 1 miliardo l'anno, farei un incasso di 10 miliardi l'anno, e poi ci dividiamo gli utili, facciamo al 50% quello che fa. Dice: sì sì, accetto, accetto, invece di guadagnare 1 miliardo l'anno ne guadagno 10. Quello lì conviene, come per la manipolazione mentale delle chi gioca queste macchinette, chi gioca al Superenalotto, chi gioca al Gratta e Vinci, o la manipolazione mentale a prendere psicofarmaci. C'è gente che, se non ha il psicofarmaco dietro in tasca, non riesce più ad uscire da casa. Ma ho detto: scusa, ma com'è possibile? Sì, ho la dipendenza da psicofarmaci, io li devo avere sempre dietro, perché se non ce l'ho dietro, quando mi attaccano, io mi sento male, ho dei disturbi, ho delle patologie, ho degli attacchi di panico. Io ho detto: ma te ne rendi conto che sono loro che ti mettono queste frequenze e che il psicofarmaco molte volte non ti serve proprio a niente? E questo addirittura sta entrando in una comunità per recupero dalla tossicodipendenza, ma questo non si sta recuperando dalla tossicodipendenza, si sta recuperando dall'assunzione di psicofarmaci. Cioè, sono cose surreali. Sì, evidente, veramente. Purtroppo è così, lo spionaggio è diventato all'ordine del giorno, come se fosse un social. Cioè, viviamo in un grande fratello, in una smart city dove veniamo controllati in continuazione su tutto quello che noi facciamo. Hanno incrementato di oltre 10.000 telecamere, se non erro, in tutte le parti d'Italia, con telecamere intelligenti che sono in grado di vedere e scansionare. Addirittura l'hanno messa all'interno degli ospedali, all'interno delle metropolitane, all'interno dei porti, aeroporti, strade principali, dove veniamo controllati in continuazione tutti i nostri spostamenti, tutto quello che noi facciamo. Ma a che serve tutta questa sicurezza? Serve per controllare, per prevedere, o solo per spiare la popolazione? Questo ancora non si è capito. Molti dicono che sono indagini preventive dell'intelligence, e qualcuno invece ha detto: dicono questa parola, indagini preventive dell'intelligence, ma in realtà è spionaggio a tutti gli effetti del target individuals, come sta succedendo in tutte le parti del mondo, insomma. È evidente, è qualcosa sotto c'è, insomma, perché non è possibile spendere 15 anni ad ascoltare quello che penso io, che pensi tu, che pensa un pinco pallino qualsiasi. Cioè, non è che non costa niente, a parte quello che pensiamo, che non frega nessuno. Beh, certo. Ma costa milioni di euro tutto ciò. Pensa che solo le intercettazioni telefoniche per le indagini normali in Italia costano miliardi di euro l'anno. Pensa a tenere una tecnologia con una flotta di satelliti che controlla e spia tutti, e decodifica tutti, registra tutti, archivia tutto quello che viene detto all'interno di un database gigante. Pensa a quanti miliardi costa questo tipo di tecnologia, cioè, e quanto costa mantenere una tecnologia del genere. È per questo che la mafia militare e i terroristi militari hanno preso il sopravvento per prendere gli appalti di qualunque tipo di appalto, messo in sia aderente allo spionaggio e al controllo delle persone. Perché lì si parla di sovvenzionare società o criminalità organizzata che opera con queste tecnologie, dicendo: no, ma questi sono terroristi, sono mafiosi, sono narcotrafficanti. Ma come possiamo noi essere tutto questo che loro ci dicono, quando noi siamo consapevoli di essere spiati 24 ore su 24 con queste tecnologie? Quindi non possiamo fare niente di tutto quello che loro dicono, o quello che loro ci vogliono far credere, che noi siamo sottoposti a questo controllo perché abbiamo fatto questo, questo o quest'altro. Ma io non ho mai sentito che un'indagine di istruttoria
cambia totalmente la vita di un individuo che non ha fatto niente. Cioè l'indagine io non la dovrei Ma né in realtà questo, vedere Emiliano, un'indagine né non sentire. calpesta diritti umani come la salute, il libero arbitrio, il diritto alla difesa, un processo giusto. Cioè un'indagine preliminare mira a verificare se sussistono determinate ipotesi di reato. Questa è schiavitù è diventata. Questa è la tortura, è violazione dei diritti umani, veramente. È un crimine disumano, un crimine contro l'umanità. Io spero che il più possibile, in molti se ne accorgano e che sul suo paese e in tutto il mondo, insomma, legiferino al più presto il tema, la tematica, perché non se ne può più, ecco. Certo. Infatti dovrebbero riuscire i reati in Italia, reinserire reati come torture fisiche e psicologiche e reinserire in Italia il reato di esperimenti su cavie umane, che sono Ma stati elevati questi il reato reati. sulla tortura già esiste, il reato di cyber tortura, Anche cybertortura, cyber tortura. certo, sì, il Se reato di ne è parlato. cybertortura, perché il reato di esperimenti su cavie umane non sussiste in Italia, non esiste, può essere inserito il reato di esperimenti su cavie umane solo in caso di guerra. Ma che vuol dire, scusa, questa cosa? Allora che vuol dire? Esperimenti su cavie umane non li fanno, ma se c'è la guerra fanno esperimenti su cavie umane. Questa è una guerra psicologica, noi siamo in guerra, quindi devono inserire il reato di torture o di esperimenti su cavie umane. No, che dicono? Non sussiste perché voi denunciate persone anonime, ma le indagini non le dobbiamo fare noi, le indagini devono fare i reparti operativi che si devono mettere lì a vedere chi è che ci tortura con queste tecnologie. Io ti posso dire che il satellite sta a nord e nord-est perché sentiamo il surriscaldamento nel corpo che proviene proprio da quella parte lì del puntamento in geolocalizzazione stazionale. Questi sono satelliti spia in orbita bassa, geostazionari, che puntano sempre nello stesso identico punto, che sparano le frequenze con le armi ad energia diretta sempre nello stesso punto. Perché non è possibile che se io mi giro in un modo c'ho i dolori frontali, che giro dalla parte di dietro e c'ho i dolori dietro. Non è possibile questa cosa. Oppure mi sposto da una stanza e vado all'altra e i dolori mi scompaiono. O quel ragazzo si è trasferito all'estero, gli è scomparsa la telepatia artificiale, la schizofrenia, tutte le patologie. E dopo 20 giorni gli sono ricomparse queste patologie. È qualcosa che non quadra. Per forza, qualcosa sicuramente c'è, ma comunque sono i satelliti, via. E Ecco, non certo, è perché ci trovano da tutte che. le parti. Andiamo Sì. attaccati e manipolati con queste tecnologie. Quindi, Vabbè, l'ultima cosa, allora sì. posso dire chi risiede in Umbria e ha gli stessi miei problemi se mi contatta tramite te? Certo, lo puoi dire. Basta, ovviamente per la privacy delle persone, noi di solito non diciamo i nomi delle persone per non essere poi magari inseriti in contesti di censura, che qualcuno può dire: ah, avete detto il mio nome, io non ho autorizzato a dire il mio nome. Però ovviamente puoi fare un appello alle persone che ascolteranno questa intervista a testimonianza. Se volete, se siete della regione Umbria e volete praticamente contattare la ragazza, mi potete scrivere direttamente su vittime del controllo neurale @gmail.com, oppure mi potete contattare direttamente sul mio account di Facebook Emiliano Babilonia Italia. Magari mi chiedete l'amicizia, poi mi contattate tramite Messenger e magari mi chiedete: vorrei parlare con la ragazza. Io vi darò poi i dati per contattare direttamente la ragazza, così potete parlare magari tra di voi, oppure quando faremo la riunione a Roma, perché stiamo preparando pure una riunione a Roma molto importante, che già ne avevamo parlato anche con te l'altra volta, no? A casa del nostro amico Pierpaolo Zaccai, che ha detto che ci avrebbe ospitato per fare questa riunione tutti quanti insieme. Così possiamo sia passare una giornata tutti quanti insieme e parlare, insomma, di queste argomentazioni, di parlare anche della futura denuncia collettiva, e in più potremo fare magari una intervista, testimonianza collettiva, in modo che possiamo far sentire alle persone che
che ascolteranno insomma l'intervista, che non è una persona sola che dice di essere attaccata e manipolata con questi anni, ma che sono tantissime persone che subiscono gli stessi identici trattamenti, torture e manipolazioni continue. Va bene Emiliano, allora io ti ringrazio tantissimo dell'opportunità e niente, saluto tutti e confidiamo al più presto nella giustizia. Certo, io ti ringrazio per la tua seconda intervista a testimonianza, spero che al più presto di incontrarti insomma a Roma, così passeremo insomma una giornata insieme e cercheremo di trovare anche delle soluzioni. E poi ovviamente voglio ricordare alle persone che ascolteranno insomma questa intervista che se siete dei target individuals e volete fare l'intervista a testimonianza, mi potete contattare tranquillamente sia su Facebook Emiliano Barbinone Italia, oppure mi potete contattare direttamente su Vittime del Controllo Neurale @gmail.com. ci mettiamo in contatto e decidiamo un giorno, prima parliamo insomma della vostra situazione e poi decideremo un giorno per fare l'intervista testimonianza, che aiuterà e salverà moltissime persone che entrano a far parte di questo mondo parallelo, di questo mondo deviato, perché ovviamente queste persone che si risvegliano da questo stato ipnotico si sentono oppressi, si sentono attaccati, manipolati, sentono delle voci che in testa le dicono delle cose che non sono vere su di loro, potrebbero uscire fuori di testa o potrebbero fare dei gesti disperati. Invece con i nostri gruppi, con il gruppo d'ascolto, con l'intervista testimonianza, parlare alle riunioni di quello che gli succede, può invece aprire la loro mente e dargli coraggio per fare l'intervista testimonianza, per fare la denuncia che deve essere portata agli uffici, i primi atti del tribunale d'appartenenza in procura e tante altre cose che possono essere d'aiuto per la vittima che viene sottoposta a questi trattamenti disumani. Vi saluto a tutti cari amici.